Orgoglio, onore, riconoscimenti e famiglia. Questo è il cuore della festa dei carabinieri e nel centro nazionale amministrativo dell'Arma, a Chieti Scalo, davanti allo schieramento dei mezzi e dei picchetti con le varie specialità, di decine di bambini con in mano il tricolore, cittadini e istituzioni hanno avuto modo di apprezzare i frutti di quel senso di responsabilità misto a passione che contraddistingue ogni militare delle 228 stazioni del territorio delle province di Chieti e Pescara. Encomi e benemerenze ai carabinieri di Abruzzo e Molise che hanno salvato delle persone in difficoltà, che hanno sventato rapine e altri delitti e sono 36.000 i reati perseguiti nell'ultimo anno, 1.210 le persone arrestate, come 210 sono gli anni in cui la benemerita non ha mai fatto mancare la sua presenza, vero baluardo di sicurezza. Numeri che da soli non valgono se non si comprende cosa c'è dietro la divisa, ha rimarcato il generale di brigata Antonino Neosi. Il comandante della Legione Carabinieri di Abruzzo e Molise ha lanciato un alert su quanto questi territori siano appetibili per la criminalità organizzata. Tutti cerchiamo di far sì che questa tranquillità sociale possa permanere. Esistono però dei fenomeni e i fenomeni vanno osservati, vanno controllati, quelli delinquenziali vanno prevenuti e repressi. Quindi la guardia non va abbassata mai, al di là di quella che è la percezione poi di sicurezza che ognuno di noi ha di questo territorio.